Eccoci qua. Eccoci in live. Ah, oggi è giovedì, no, oggi è mercoledì. Come sempre perdo i giorni. Mi perdo sempre i giorni. Figo il plugin di Orchid Shop, cos'è? Spam. Che roba è? Così mi sa spam, ma la key di sviluppo software e giochi costa 19 euro sul PC. Non ho la minima idea di che cosa si stia parlando, ma benissimo. Dove è finita la musica? Ui, ui. Aspetta che la abbassiamo un po'. Voilà, apriamo tutto il necessaire. Ti esce il prezzo dei giochi. Buona spera. Ah, ok. Ah, forse ho capito. Ah, la key di sviluppo. Ok, cioè ti propone una chiave. Sì, ma questo dice quanto possono essere autentiche. Se uno si va a prendere le chiavi per qualsiasi gioco, propone un prezzo, chissà che diavolo sta facendo riferimento. Se spara un prezzo a caso per questo, anche sul resto, non so quanto sia affidabile. Allora, vediamo. Questa sera abbiamo un po' di ci cimentiamo nello sviluppo di API, che come dicevo speriamo sempre che non ci pungano. Ci sono partite di calcio stasera, che di solito il mercoledì è. Soprattutto per me che non posso più giocare tranne che a scacchi. Come mai hanno vietato. Allora, ok, così siamo a posto. Ciao Sandro, ben arrivato. La presenza assidua e costante, mia, come dire, una volta i prof dicevano il bastone della il mio appoggio assoluto. Allora, sto cercando di chiudere un po' di finestre aperte, che non sono quelle con gli spifferi, ma per cercare di prepararmi a fare qualcosa. Ma oggi sono un po' così, sono un po' affumicato, sono un po' stanco, quindi probabilmente produrrò molto poco, ma del resto sistemiamo questa cuffia che sembra un operatore di quelli che ok, 5 gradi a destra, quindi. Ho visto ieri che lunedì c'è stata una diretta, ma se non sapendo non ho potuto partecipare. Ma dovete. Allora, adesso do le indicazioni. C'è un canale Telegram simpatico dove ci sono gli aggiornamenti, anche se tendono ad essere un po' last minute. Però nel mio sitarello, tutto nuovo, se è ancora online perché devo andare a mettere un aggiornamento, ma. Vediamo se c'è una paginetta che si chiama calendario dove ci sono dove inizierò a mettere un po' le live, come dire, programmate, cercando anche di programmarle con un po' di anticipo, quindi sì, lunedì è stato un po', però quella di lunedì l'avevo preannunciata nel weekend sui social, poi è chiaro io lo scrivo un po' sui social. Poi la posto su tipo su LinkedIn, un po' su Twitter, un po' su Mastodon, c'è la posto di qua e di là. C'è anche qui sul canale, nelle informazioni dove sono i riquadri, nella pagina iniziale del canale, adesso c'è una sorta di trafiletto dove ci sono, è riportato praticamente lo stesso calendario che si trova nella home page, quindi come dire.
Io cerco un po' di scriverlo un po' dappertutto. Ciao, Cebacci. Immagino sia Cesare. Bonsoir, ben arrivato. E io cerco di scrivere un po' dappertutto. Dove scrivo meno, probabilmente il gruppo Facebook anche del DCI, del Delphi Club Italia, ma solo perché non voglio spammare, cioè, essendo che ne faccio due, ne ho fatto un paio alla settimana. Oh, ciao Valerio, è arrivato. Devo tardare queste live perché sono troppo, come dire, partirò troppo presto. Non so. E dicevo, io spammo un po' dappertutto, però chiaramente i canali ci sono. Io sono una social network, quindi un po' fuori dal mondo dei social, ma niente, se vai sulla home page, sul mio sitarello c'è anche un calendario, è un Google Calendar, quindi adesso rimetto, comodo averci il comando home, così. Sto già diretta di lunedì, interessante istruttivo, ho subito tratto in pratica le indicazioni ottenute. Cosa hai fatto di bello? Che sono. Adesso sono curioso. Dato mi sono reso conto adesso di avere una maglietta un po' sul tema, perché c'è algoritmo. Che mi ha regalato per Natale un mio ex compagno di classe, quindi. Vedrò di consultare il calendario. No, beh, io. Chiaramente lo segnalo poi giusto perché chiaramente se interessa, insomma, lì perché c'è il calendario anche qui e cerco di aggiornarlo anche qui su Twitch, però sì, essendo che magari di settimana in settimana possono, io chiaramente cerco di tenere sempre un po' le stesse giornate come il mercoledì, a volte ho fatto giovedì, dipende un po' dal. Cerco di rimanere un po' assiduo, però l'idea era un po', come dire, iniziare a pianificare anche un po' d'anticipo anche per questo discorso, cioè magari per pubblicizzare, tra virgolette, un po' prima, così se qualcuno vede un argomento che può interessargli, può partecipare, chiaramente c'è, riesce, come dire, a organizzarsi, a parte questo. Però sì, più che spammare non so che fare perché anche lì spammo, ma cerco sempre di non spammare troppo anche perché chiaramente sono tanti che fanno, insomma, iniziative, quindi non voglio essere. Cioè, dal momento che uno, insomma, sa che poi si fanno cose, magari butto un occhietto. Sicuramente il canale Telegram è quello più efficace, anche perché è un canale che. Come dire, non è una chat, quindi nessuno può scrivere messaggi tranne me, e quindi il vantaggio che si avrebbe è che se uno si iscrive a quello, adesso rimetto magari il link, in questo caso quando arriva il messaggio si vede le notifiche, cerco di fare sempre un recap del programma. C'è chi lo usa proprio appena prima di andare in live. Io cerco di anticipare eventuali aggiornamenti. Questo dà anche le notifiche, quindi forse è il mezzo un po' più immediato. Quindi stasera conosco già, ottimo strumento Mars, Andrea Magni, e lo consiglio. Sì, in realtà l'ho già usato anch'io, però è passato un po' di tempo e ho visto che sono andato a pullare i sorgenti, c'erano 65 change dall'ultima volta che, come dire, ci ho un po' approcciato e sono passati almeno 2 o 3 anni dall'ultima volta che ho avuto occasione di usare un progetto e quindi poi questo discovery è sempre un po', come dire, un pretesto per vedere le novità se ci sono, cioè avevo voglia di andare, come dire, a vedere un po' di news e vedere se c'era un po' qualcosa di nuovo da sperimentare sulle varie commit. Non ho chiesto nulla di specifico a Andrea, più che altro questa settimana è stata. Volevo scrivere su LinkedIn, che ovviamente se voleva, come dire, chattare, cazziarmi per gli abusi, ma comunque l'idea è prendere, insomma, qualche progettino pilota ce l'ho e quindi l'idea era da assemblare un po' di
un po' di cose come vengono, e quindi non di fare un tutorial, anche perché io non riesco a prepararmi così in anticipo tante cose settimana per settimana, altrimenti sarei già. E quindi ogni volta che voglio un po' ripassarmi qualcosa, come dire, ce lo ripassiamo in compagnia, così come lunedì avevo voglia di fare quell'esperimento che è interessante, sui metodi anonimi. Siccome l'esperimento è riuscito, nel senso che, cioè è riuscito per me, nel senso che sono riuscito a ottenere un effetto che non speravo, andando un po' così a tentoni, quello sicuramente sarà una cosa che magari riprenderemo. Infatti, magari lunedì prossimo torno a lavorarci sopra. Adesso vedo un po' la prossima settimana come sono programmato, anche perché dovrei preparare, se tutto va bene, se tutto va a buon fine, un webinar su Delphi di un'oretta, non per il mio canale, ma per un canale YouTube che mostra, diciamo, tool di sviluppo, fa dei webinar per chi sviluppa, che è in cerca di lavoro, eccetera. E quindi dovrei un attimo sentirmi per organizzare la cosa, per cui dovrò preparare un po' di cose, per cui può darsi che, per fare bene questa parte, io, come dire, faccio un po' uccel di bosco, perché altrimenti non riesco proprio a trovare il tempo materiale per preparare questa cosa, che però potrebbe essere interessante, perché chiaramente parliamo di Delphi su canali dove ad oggi si è parlato di Java, di strumenti .NET, quindi di altre cose, e la cosa interessante era, come dire, presentare, fare qualcosa anche su Delphi, presentandolo un po' per quello che è. Secondo me è un'ottima opportunità per chi vuole scrivere software in maniera semplice, con un linguaggio accessibile, e dalla versione community potendo, diciamo, già realizzare qualcosa di una certa dimensione, e poi scalando, chiaramente, se le cose vanno bene, che si tratti di un privato, di una startup o di qualcuno che, insomma, si vuole cimentare nel mondo dello sviluppo dove c'è parecchia richiesta, può scalare, quindi passare sulle versioni un po' più blasonate. Quindi tra un po' sarà anche il compleanno di Delphi, quindi saranno un po' di cose live da vedere, per cui eventualmente verremo un po' deviati dagli argomenti. Vediamo un attimo cosa predisporre a seconda di come cadranno le varie giornate, di quali sono gli impegni, perché purtroppo il lavoro a volte ci impegna più del dovuto, e quindi gli imprevisti ci possono essere, ma almeno nel frattempo magari facciamo tempi più corti. Adesso ci organizziamo un po'. Comunque i canali li ho lasciati lì, se nel momento in cui programmo una live cerco di farla, e lì le metto, diciamo, in anteprima. Quindi, anche perché più posso e più ne faccio, cerco di farne, quindi sono su almeno una settimana. A volte può capitare, come questa, che ci sia qualche cosa in più, qualche opportunità in più per farne un'altra. Perfetto. Allora, se qui riesco a spostare un po' di roba, sembra la musica è ancora altina. Adesso la tiro un po' più giù perché la vedo sul livello qui. Ok, adesso dovrebbe andare bene, e magari la sposto anche nell'altro schermo, anzi lo chiudo proprio, così faccio posto ad altri tool, bilancio anche Delphi, ovviamente qui sotto tengo il mio Veloce! Oh, spara cacchio! questo che ci sta sempre. Lo spostiamo, voilà. Così lancio Delphi, ho la CPU totalmente occupata ad OBS, che è avaro, proprio la tiene tutta per sé. C'è più il peso dello streaming che. Tra l'altro, stasera testo anche un'altra cosa. Mi sono
Grazie a un buono che è un regalo di Natale, mi sono preso un repeater per l'appartamento in modo da avere un segnale un po' più efficace senza dover tirare dei cavi tra le varie stanze, che c'è un decadimento abbastanza importante, ma perché mi piace usare a 5 GHz, quello però un po' più instabile. È incredibile come sia facile configurarlo, un repeater della Fritz. Ho schiacciato un tasto sul modem, è partito, si è autoconfigurato, cioè, fantastico, proprio non ce l'ho attaccato alla spina, non ho neanche avuto bisogno di convincerli, sono partiti subito e con un'app si vede è un aggeggio che non è male, facendo uno speed test fa vedere le differenze di velocità tra il segnale originale e quindi c'è questa rete mesh che si autoregola con un segnale che è sempre abbastanza attivo, perché capitava delle Nat Live che cadesse giù tutto e quindi ok. Quindi chi si è perso la live lunedì, in realtà non mi sembrava nulla di che, però sì, dai, alla fine ci si è divertiti perché si faceva un pochino di metodi anonimi, si è visto un po' di chi è Marti, lo user della schermata alle tue spalle, non lo so. Ho preso questo da non mi ricordo dove ho preso questa schermata, la uso spesso nei corsi e nelle call, e quindi due bussolotti, un filo e i bicchieri di plastica, quelli con lo stuzzicadente come si faceva. È uno scatolotto e tra l'altro costa la sua settantina d'euro, però devo dire che la differenza si nota, non pensavo di averli spesi male, invece in un certo senso anche navigando che ha delle VPN un po' lente a volte con cui interagire, invece ha fatto il suo perché, quindi allora. Bene, allora passiamo all'argomento della serata. Sperimentiamo con Mars. Allora, Mars, per chi non lo conosce, ma in tanti già lo conoscete, è una delle librerie, mi viene da dire delle tante, perché alla fine non sono neanche poche. Diciamo che molte delle librerie che possiamo usare in DeFi per fare delle web API hanno un vantaggio non innegabile. Ovvero essere fatti da italiani, che non sembra, ma non è un vantaggio indifferente, perché quando uno ha bisogno li chiami e dice: ehi, ho bisogno di una mano, mi dai una mano che non capisco qui come. Però davvero italiani siamo tutti. Allora adesso mi vado a cambiare la cam camini. Ok, quindi qua c'è l'home page di Mars Curiosity, che è una di queste, quindi diciamo che le principali sono Mars, che è abbastanza semplice da imparare, da utilizzare, quindi ha questo vantaggio di essere Delphi-like, di avere anche come dire, una parentela abbastanza, un rapporto abbastanza stretto con FireDuck, quindi semplificare l'accesso ai dati, ed è abbastanza easy. Guardando gli esempi, quindi la documentazione non è tantissima, però ci sono degli esempi di codice che fanno capire un po' come gira come si dice, come gira il fumo, quindi come in gergo, e ovviamente affianca altre librerie che conosciamo come Delphi MVC che abbiamo anche provato qui su questo canale, che devia leggermente un po' dallo standard, come dire, Delphi, in quel caso Delphi MVC, che assomiglia più al framework JAX, quindi cioè, si nota che comunque c'è uno spunto preso da, come dire, da altri mondi, però quello è anche che ha un po' più il vantaggio di essere, sì, è leggermente magari meno Delphi-like all'apparenza, ma pieno veramente di feature. Poi abbiamo Whirl di Wintec Italia, che è molto
comunque similare con Mars, perché poi condividono, se non ricordo male, se non dico una fesseria, una buona code base fino a un certo punto, poi i due progetti si sono separati in un certo senso, quindi fondamentalmente Weir viene portato avanti da Wintec. E su quella ho trovato, io mi trovo abbastanza bene anche con quella, cioè mi trovo bene con tutte, quindi ogni volta che devo iniziare un progetto sono sempre un po' incerto perché hanno tutte qualcosa che mi piace, perché Weir, ad esempio, mi piace molto che è molto REST dal punto di vista, ci sono le costanti per i codici di errore HTTP, poi magari stati aggiunti anche qui e non me lo ricordo, non lo so, quindi però è molto ligio, poi fa uso della libreria di Mars. È nato come fork, sì, cioè è nato come fork, però cioè, penso che comunque nei momenti in cui ho forcato Weirl, anche la stessa Weirl, comunque molto del lavoro fosse sempre di Andrea, mi viene da dire, quindi mi ricordo se qui proprio fork si vede, no, forse non si vede proprio da qui, però sì, cioè sono molto simili, però magari Weirly, anche l'integra dei servizi, c'è la parte di JSON fatta da Paolo Rossi, cioè ognuno dopo sposa un po' anche le librerie che nascono in casa del produttore. E si dividono, ma grosso modo, se ne sai usare una, sai usare anche le altre, perché fondamentalmente e funzionano tutte molto bene, perché insomma, ci sono anche sono molto utilizzate per tanti progetti, chi preferisce una, chi preferisce l'altra. Comunque ci sono molti progetti per ciascuna libreria. Ne esistono anche, poi ovviamente abbiamo Rad Server che è incorporato in Delphi, ecco, anche quello l'ho sperimentato una volta sola quando ho letto il libro di, come si chiama? Oddio, di David Cornelius, se non sbaglio il nome, non dovrei sbagliarlo perché quel libro lì sono revisore tecnico, quindi dovrei ricordarmi chi l'ha scritto, visto che mi sono letto dei capitoli interi. E, che anche quello è una soluzione abbastanza, come dire, agevole, perché comunque con dei package si incapsulano delle risorse, copi il tuo package e da quel momento è disponibile sul server anche a caldo. Ci sono delle integrazioni strette con Interbase, quindi anche quella è un'altra soluzione efficace. Poi, se non ricordo male, c'è qualcosa tipo Mormot, ci sono anche altre librerie. Quelle invece le trovo abbastanza complicate, abbastanza, cioè li vedo come dei framework dove c'è una parte REST, ma c'è anche tanto di altra roba che in certi casi non guasta, però le vedo proprio come pacchetti applicativi che uniscono a REST anche tutta un'altra serie di cose. Questa invece è come dire una REST library, cioè qui si fa l'API REST e non c'è molto di più da dire, però ci sono quelle piccole cose che poi ti aiutano come un minimo di dependency injection. Un supporto per FireTAC, cioè se hai bisogno di una connessione ai dati pronta, restituire un dataset da convertire magari in un formato JSON o simile, diciamo si fa con poco, e quindi insomma, volendo prendere le scorciatoie si riescono a trovare anche in maniera abbastanza comoda, potremmo dire. Quindi che dire, provare a imbastire un progetto, quindi a maggior ragione quando ci sono delle parentele, è ancora comodo perché nel momento in cui vuole iniziare, meno male, sceglie quella che preferisce e via. Horse brasiliano, giusto, è vero, c'è anche questa può diventare oggetto di un prossimo discovery, perché ero curioso di vederla, soprattutto il package manager è quello che stanno combinando per capire se sono dei tentativi di fare qualcosa oppure, scusate la posizione, ma sto cercando di aprire una bottiglia che è piena fino all'orlo, ma ho sete, quindi c'è poco da fare.
altissima purissima, levissima, no, non è levissima, ma... ho anche bagnato il tappetino, perfetto. No, di vedere questi produttori di orsa se fanno anche altre cose. Quella mi pare che come caratteristica abbia l'essere molto minimal, cioè ci sono anche questo tipo di librerie come su .NET, ad esempio abbiamo le soluzioni SPNet, poi abbiamo delle cose come Nancy o che mima Sinatra o dei framework dove metti un metodo anonimo e hai già un endpoint per la tua API da pronto, minimal API, cose di questo tipo, cioè quelle cose che con poche righe di codice ti tirano fuori una soluzione all'istante, per cui con meno architettura, ecco, diciamo. Sì, sono belle, però bisogna poi vedere quanto sono effettivamente efficaci e da analizzare un po'. Allora, quindi come si installa? Quindi qui al solito io ho GitHub Desktop, in realtà l'avevo già clonato perché comunque mi tengo abbastanza, avevo fatto l'ultimo fetch, non penso che ci siano cose da fetchare, quindi di nuove, quindi così come ho il fetch poi di Framestand e di altri progetti di Andrea che sono sempre, sono molto molto utili, anzi qualcuno io lo metterei proprio dritto in Delphi, pronto da... Quindi come al solito l'installazione è abbastanza easy, anche se c'è una X, c'è una build che non è andata a buon fine, non lo so cosa è successo qui, com'è? Vedo che ci sono dei... Ah no, sono le statistiche del... Sì, c'è un update poi sulle versioni dei progetti, probabilmente perché sono stati aperti con le versioni più recenti di Delphi. Quindi anche qui sul code, copia dell'indirizzo, si va su GitHub, si va su non repository, su file, su clone, si incolla e via, si tira giù i vari repository e quindi si fa una copia sul disco di vari file. Io non penso di averlo poi reinstallato su Delphi, quindi mi seguo le istruzioni, aggiungere folder alla studio library path, qui c'è l'elenco delle cartelle, quindi che si devono andare, adesso vedo che ne sono nate delle nuove YAML, quindi è un po' che non ci sgruffolo. Poi ecco, dovessi non riuscire a far partire proprio nulla, chiamo Andrea e dico facciamo una serata live, un po' come abbiamo fatto con Maurizio su IORM, ci facciamo 4 ore, no poverino, che dopo mi rimangono, già mi era rimasto sulla coscienza Maurizio e non solo lui ma quelli che poveretti volevano vedere, rimanevano collegati però boccheggiavano perché era già l'una di notte, volevano andare a letto. Allora, cioè Alexandria, packages, ok, perché ci sono anche dei componenti, sì, mi ricordo che aveva fatto anche una sorta di client, qualcosa su REST per, oltre a convertire da REST dataset, da JSON dataset, anche il viceversa con gli update, ok, quindi grab a copy, aggiungere, facciamo una serata allargata. Ah, quello è sempre una buona occasione perché si imparano un sacco di cose. Allora, andiamo a pescare il library path che è qui. C'è un po' di cose installate, ma del resto la roba di Schia, la roba di... Allora, vediamo. Andiamo sul mio disco e code public mars. Allora dobbiamo aggiungere source, third party, selezione cartella, c'è anche un IDE wizard, forse hanno aggiunto, adesso ci pensiamo poi se c'è, ma in realtà su, magari adesso gliela proporrò, mi avrei più voglia di farlo su FMXer o dei tool del genere, se proprio. Allora, Delphi, usare JVT, ok, ce l'abbiamo,
Niente, sono tutte dipendenze totali o parziali, perché ci sono ovviamente delle parti che poi non ha senso replicare in un framework se ci sono già quelle che... Non conosco questo Neslib, non so, qualcuno conosce di cosa si tratta, perché io non l'ho... Giuro di non averlo mai sentito nominare, ma del resto è Discovery non per niente, quindi... Ok, save, e queste dovremmo averle aggiunte. Se vogliamo anche i package. Ma sì, perché magari ci viene voglia di... Allora, 12, Alexandria, apriamo il Mars gruppo J e facciamo il build all. Chiudi qui. Project, così vediamo se manca qualcosa. Se manca qualcosa, facciamo senza. Allora, non dovrebbe esserci qualche package da installare. Forse manca. Ah, c'è un package separato per il Mars Client. Ok, quindi è stato fatto un altro package per. Ma sì, vado a installare anche questo perché magari voglio usare poi i componenti su un client, mettiamo. Quindi giusto dividerli comunque perché in questo caso più comodo se servono solo i componenti server. Li abbiamo, ah ecco perché vedi che hanno un colorito diverso, sono verdini dove ci sono dei componenti, perché io ad esempio quando l'ho utilizzata ho messo i componenti su un data module molto comodamente, mi sono attaccato all'endpoint, quindi cioè, possiamo usare anche i componenti Delphi, però diciamo che qui c'è qualcosina di più. Install, ok, sono stati aggiunti un po' di componentini, installiamo anche questo, poi tutto al più non ne faremo uso, ma non ci fanno male e quindi. Ok, volevo vedere se quell'id expert si può andare a installare in qualche modo. Dov'è che era qua sotto? Id wizard. O se è ancora un prototipo. O magari è già installato, non lo so. Vediamo se c'è una quartella, cioè c'ho Delphi MVC, quello sì. Web, magari qui, no, niente, allora probabilmente è questo qui. Beh, è un package, quindi sicuramente è questo che... proviamo a installare anche questo, vedere che cosa ci combina, se funziona tutto, se ci crea un progetto ex novo. Ok, il package l'ha installato. Io poi non so perché salvo tutto, tanto non devo pullare, perché dopo qui mi vengono tutti i change, ma tanto poi non è un problema perché faccio un discard, tanto non devo mica andare a aggiornare. Anzi, adesso lo chiudo pure che la RAM mi serve. New, other, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Mars Curiosity Application Wizard. Questa è la prima volta che lo provo, devo dire, si vede quanto sono rimasto indietro. Proprio creato, non c'è una finestra, ho proprio creato l'applicazione. You want to enable Visual Component Library from this project? Non necessariamente, metti che magari vogliamo metterlo su Linux o su qualcosa del genere. Ok, ha preparato già una serie di cosine. Un server, ok, sul main form, quindi ho proprio fatto un server project. Io questa forma l'ho utilizzata, ma in realtà più però condividendo il codice di un altro progetto che era simile ma a console, quindi preferisco un'applicazione console che magari mi
Così mi tiene qualche. Va bene, qua ho creato tutto, però adesso vado. Fail to save project, sì, non voglio. Continue, sì, chiudi tutto. Facciamo un'applicazione, un server easy. Facciamo una console application, che è più comodo, che poi il codice può essere condiviso in un servizio. Sapete, applicazioni web Delphi. Voi mettete magari tipo un web module e siete a posto, ovunque lo mettete, che sia un'applicazione Windows, un servizio, una console, quando parte, se usate i componenti, che usate in questo caso i componenti di Mars, ma anche altri componenti, si attiva il server e quindi cioè il server web potete incapsularlo nel tipo di applicazione che preferite. Io generalmente li ho sempre inglobati in servizi, ma ultimamente sto facendo quasi solo console, perché ho un vantaggio che se vado poi a usare Docker o cose di questo tipo, è un sottosistema, uso Docker come sottosistema Linux, faccio delle API Linux e, come dire, mi viene molto comodo perché vedo dei prompt sulla riga di comando e da Docker Desktop le riesco a visualizzare e posso fare start e stop abbastanza comodamente agendo sul container. E quindi su questo ho fatto un demo ai TDEFCON bisognerebbe sentire dagli amici di BitTime se i filmati avrebbero dovuto essere pubblicati, come dire, un po' per tutti. È anche normale che si lasci un attimo passare un po' di tempo, perché giustamente chi è stata alla conferenza ha pagato, giustamente, cioè se paga per vedere tutto subito gratis, ovviamente già meno attrattiva, anche se come sempre c'è molto di più oltre ai contenuti tecnici nella conferenza, però magari tra un po' di tempo, boh, dovrebbero uscire. Io ho qualcosa sul mio sito pubblicato, le slide e le. C'è proprio una sezione eventi, conferenze ed eventi. Io ho messo su qualcosa qua sulla Docker per sviluppatore Delphi. Se non la conoscete, date un'occhiata a questa tecnologia, perché assolutamente io vi consiglio queste. Vabbè, c'è le slide, non c'è la sessione, però anche questa microservizi Delphi, perché secondo me anche con Delphi si riescono a fare delle cose molto interessanti, sfruttare i container, fare servizi, cioè c'è da divertirsi, quindi non è assolutamente secondo a nessun linguaggio anche da questo punto di vista. E quindi ok, console application, torno qui, magari c'è anche un po' di use the code. Luke, use the code, I'm your father. Allora, bisogna pilotare il server, quello sì. C'è l'applicazione default, però ci sono anche un altro paio di cosine. Allora, io mi ricordo, se riesco a pescare un templettino, mi ero fatto una sorta di web API. Allora, intanto bisognerebbe trovare un espediente. Non lo so se fare come dire, un simil to do o qualcosa del genere. Non saprei, inventarci qualcosa. Di solito la to-do list è la cosa che. Però dovrebbe esserci anche fra gli esempi. Quindi non voglio essere. Immagino che ci sia. To-do list, sempre una cosa un pochino banale, come dire, però. Cosa potremmo fare altrimenti? Cosa potremmo implementare? L'ultima volta avevo fatto dei custom, avevo fatto come dire, non mi ricordo cosa avevo implementato con Delphi MVC, ma qualcosa con i clienti, un archivio clienti, qualcosa del genere.
quindi non saprei da questo punto di vista, però si potrebbe anche proprio appunto fare la nostra to-do list senza partire dall'esempio, tanto giusto per vedere come imbastire un server. Poi magari se ci viene voglia in futuro di occuparci di un progetto più grandicello, ne possiamo parlare. Allora, ok, questo è chiaro. In realtà avevo già un esempietto, quindi adesso vado a salvarmi. Questo come vediamo, voglio dare un nome sensato a questo progetto. Streaming, allora vado sulla mia live qui. C'è il source. Lo chiamiamo to-do list, oppure la chiamiamo, non so, conferenza, conference. Dai, facciamo una conference API, vediamo, ci sono gli speaker, magari ci inventiamo, ma giusto per avere dei dati da inserire, quindi nulla di... Chiamiamolo conference, ok, oppure... Ah sì, dai, conference, così. Conf. E perché cosa vorrei fare? Allora, questa è la mia web API, ok, quindi ci sta. La chiamo web API, scritto così, host, no, web API e basta, tanto vuole tenere un po' d'ordine in questo progetto, ma allora chiamiamola host console. Console è un bel nome, però, beh sì, non c'è il system console qui, non siamo in .NET, quindi ok, così questa è la mia console, perfetto. L'applicazione console normalissima che si lancia e non fa vedere praticamente nulla al momento. Andiamo a metterci un engine host, quindi qualcosa configurato come c'è nella documentazione qui. A proposito, com'è che si faceva qui? Qui perché non c'è l'HTTPS, scherziamo, del profile, a mettere il fondale scuro, non per altro, perché secondo me se passo da questo al non mi ricordo dov'è l'opzione, ma deve essere da queste parti. Vabbè, niente, la cercherò, così la ripristino. Ok, torniamo qua. Quindi volevo, questo è un sì, qui è un po' tutto in un file, ma mi piace dividere le cose, quindi mettere eventualmente l'engine da parte. Ok, quindi fare ad esempio un filettino dove mettiamo un controller o qualcosa del genere del nostro. Allora, chiamiamolo conference, che poi io faccio sempre così, parto sempre complicatissimo, ma allora host engine, oppure come lo chiamiamo? Lo chiamiamo, ci sta questo host engine, così va bene, punto pass, dove vorrei mettere insomma un po' il controllo del mio Mars engine e il caricamento eventualmente di anche di Fire Duck, perché vorrei appoggiarci un piccolo database se possibile, appena possibile. Quindi allora facciamo così, mettiamo bel type t engine host class
diciamo una classe diciamo più o meno static, qui ci mettiamo l'engine di Mars, è scritto così, sarà facile ma ci sarà da mettere tutte le unit. Ad esempio dovremmo avere una, vedo, Mascore Engine, ci sta, è lui, ok, ci sta, e vado a mettere dei metodi class procedure start engine, ma questo perché se vado a fare, io di solito li divido così anche su altre applicazioni, perché se vado a fare anche un servizio oltre alla console che ha bisogno di questo engine, non voglio mettere l'inizializzazione di Mars direttamente nel, o del motore web che sia, direttamente nel file del progetto, altrimenti devo replicarlo, ma mi faccio questa classe e poi, come dire, me la sposto, me la richiamo da dove voglio, quindi potrei usare questo file, inizializzare class property, così se ho bisogno di accedere all'engine di Mars Engine. Quindi da quello che io ho potuto vedere, non ricordo la documentazione, ma questo engine, diciamo che è la parte di Mars che, interagendo con la sottostante web broker, comunque l'architettura o un indio, dipende da cosa si sceglie di mettere, trasforma, interpreta tutte le richieste e le risposte e le veicola verso poi quelle che sono le risorse che noi andiamo ad esporre tramite la web API, se ricordo bene. Quindi ok, adesso devo implementare giustamente. Anche qui, vabbè, lo metto come costante altrimenti non ci salto fuori, però una cosa che potrei fare è dire allora andiamo per gradi, come diceva, pare questo è lo stop, lo start, come diceva Fahrenheit, andiamo per gradi, ok, o Celsius. Allora se l'engine deve essere da nil, anzi adesso mi sono affezionato a questa forma che è più leggibile, if assigned exit, perché l'abbiamo già inizializzato. In caso contrario lo andiamo a inizializzare, create, c'è un default engine, ok, è stato, questo non me lo ricordo che ci fosse un nome anche sull'engine, quindi magari si può creare anche più di una volta, non lo so. Allora io qui metto questo, poi metto un try except, così in caso di errore non voglio intercettare la, gestire l'errore, però voglio fare in modo, allora andiamo a mettere le unit che ci servono, fare in modo che in caso di errore il bone engine venga, come dire, eliminato e deallocato. Controlliamo sempre anche che la RAM venga usata come si deve, quindi report memory leaks on shutdown, quantomeno non è tanto, ma è uno strumento già utile a dirci eventuali problematiche di memoria che lasciamo in giro. Metterei qui una prima, non so se qui cosa, qui lo crea, mette il base path, mette ad application, la porta, adesso li metto anch'io, però li metto poi, giusto, dobbiamo andare anche a creare il server con cui l'engine deve interagire, quindi ok, una cosa alla volta, facciamo, se non ricordo male, no, su parameters c'è un load o qualcosa del genere, load from ini file, se non ricordo male, è stato rimosso, oh, non mi
Non mi dirai questo. C'era qualcosa di veramente comodo, a meno che non fosse un'estensione di... Ah, sì, può darsi, era... Adesso vado a vedere un pezzettino di... che ho un po' di codici sparsi, però ho questo Mars Utils Parameter Cinefile, perfetto. È un metodo di estensione che sta in un'altra unit che aggiunge... questo load from minifile a cui non passo parametri in modo che determini da solo il nome del file ini, che dovrebbe essere il nome dell'exe.ini. Quindi poi andrò ad aggiungere anche il file ini con la configurazione, così tutta quella roba che qui si carica da riga dopo riga in realtà lo va a prendere su da un file ini in maniera semi-automatica. Io almeno l'ho sempre usato così, dovrebbe funzionare ancora. Quindi engine add application, application name. Allora qui mi metto delle costanti perché poi s application name la chiamiamo conference app s application path, se diavolo scrivi slash conference, ok. Poi dovremmo imbastire anche una connessione ai dati che chiamiamo, beh, qui facciamo in tempo a pensarci, connection name, la connessione dati da fare con FireDuck per collegarci a un DB. Lo metto come costante perché se un domani poi le voglio recuperare altrove da una configurazione, però già ho la configurazione, cioè queste le lascio un po' built-in. Allora facciamo così, conference DB, così si capisce che... E poi volevo mettere un resource namespace, quindi le unit conference web API resources.asterisco. Sono più o meno le unit che presumo di destinare a delle risorse. Quindi così qui passo l'application name, poi mi chiede il base path. Application path, vado a mettere in namespace, direi, anzi in namespace perché è un array di string, quindi resource namespace e basta. Gli altri li lascio come sono. Quindi abbiamo questi parametri qui e poi mi serve, giusto? Una parte di Mars FireDuck che dovrebbe essere Mars FireDuck data FireDuck, esatto, come lo propone. Ok, lo vado a piazzare qui perché mi vorrei inizializzare il bonfire duck in qualche modo. Tmars fireduck load connection default. Ok. Dai miei parameters. Dove c'è la connection name, quindi andrò a mettere nel file ini una sezione dedicata perché esiste una piccola dependency injection con cui si possono il server. Ah, ok. Il server arriva. Ah, non so di cosa ti riferivi, però
volevo mettere anche una base dati, adesso vedo se farla all'inizio, magari lo commento un attimo, che non volevo fare subito DB. Qui non fa uso di questo, ok, qui c'è proprio solo la parte del... Allora, il server io lo farei con un altro unit, perché anche quello potrebbe accadermi di doverlo inizializzare a parte, quindi lo chiamo fondamentalmente nello stesso modo, però che finisce con server. Qui abbiamo fatto il gnost, qui faremo la nostra parte del server. Io ho sempre usato indie, non so se ci sono delle nuove alternative. Allora, intanto type t server host class, mettiamo giù questa roba qui, è uguale praticamente all'altra, tranne che invece che l'engine c'è il server. T server niente, dobbiamo prendere uses. Allora, mars http. Beh, c'è un server, questo DCS che cos'è? DCS, ovvero non ho idea di cosa sia. Cross socket, cross HTTP server. Non è che quella unit, quel package che abbiamo scaricato. Ma è roba di Delphi questa? No, non ho idea di cosa sia. Niente, la escludo perché ammetto la mia ignoranza e uso indie, non mi ricordo cos'è. T-mars HTTP server indie, questo è lui. Quindi facciamo di nuovo public class procedure start server, class procedure stop server, che dobbiamo finire anche nell'engine, ma property server di tipo, beh, qui esportiamo un'interfaccia, esportiamo questo, ma va bene. Start server, in realtà ci serve probabilmente l'engine per inizializzarlo, come da esempio. No, che faccio? Mars Engine, Core Engine. Mai questo ha una... È scritto leggermente diverso. No, sono io che l'ho scritto diverso. Adesso lo metto a posto così. Engine Mars Engine, ok, quindi andiamo col buon vecchio indie, sì, stramaledettissimo che non morirà mai. Papapam, ok, allora finisco qui dove c'è lo stop perché mi sono dimenticato. Lo stop engine come lo fo? Lo fo che se, allora, if not assigned engine exit, che sarebbe meglio un'eccezione, ma altrimenti non è che c'è molto da fare. Free nil engine, ok. Mentre da questa parte, allora, questo è a posto, questo è a posto. Qui dobbiamo inizializzare il server, quindi if assigned server exit. Se invece non è assegnato, facciamo tmars create, l'engine glielo passiamo, in caso di neve Colmar, no, free and nil System sysutils
sono di quelli che usa FriendIn, mi spiace, ma distruggo questo e poi faccio una raise dell'errore, così da qualche parte finirà gestito. Se invece questo va a buon fine qui, vabbè, non so se c'è qualcosa da inizializzare, ma teoricamente dall'engine dovrebbe recuperare tutto. Io metto, ho uno start listening oppure activa true, non so se è la stessa cosa, vediamo. Set active, ah, questo è quello di ma sembrano così diverse queste implementazioni, ma lo metto attivo e chi se ne frega. Lo stop server, if not signed server, server active false, no scusa, exit, altrimenti lo spengo, e free and nil server. Ok, così nella mia applicazioncina console, che usa tutte queste due belle unit, io potrei anche accontentarmi di fare una roba del genere. Vado nel view source, visualizziamo il sorcio, qui dove c'è il to do, scriviamo sotto il to do right line, allora scriviamo conference server, REST API server, yeah. Voilà, right line stringa vuota, e poi facciamo un engine host start engine. Qualunque cosa succeda quando abbiamo finito lo stoppiamo, altrimenti questo magari va, e poi facciamo un server host start server, gli passo direttamente sì l'engine da qui, try finally server host, dunque giusto così, o vanno invertiti col server fuori? No, giusto così, perché l'engine mi serve prima. Ok, poi scrivo quantomeno la porta, dai, server in ascolto sulla porta percentuale di format, ah no, no, non supporta il format, e poi qui mettiamo, vado a capo, engine host, engine e la porta che è stata caricata. Ok, poi gli mettiamo un write, lo teniamo in piedi finché non decidiamo di premere invio per arrestare, o un ciclo infinito, che diavolo ne so, comunque questo è ancora più comodo. Quando premiamo invio, tac tac, spegne tutto ed esce. Ok, vediamo se compila, ci sono degli altri problemi, non si direbbe, abbiamo scordato qualcosa, non lo so, magari delle unit accessorie, perché non si sa mai qui sul server. Allora, che okay, non si sa mai, ma no, non mi sembra. Beh, su FireDuck bisogna ricordarsi poi di, se usiamo un certo DB, di tirare dentro il driver fisico. Lì andrei a usare magari un
Una sequel light o qualcosa del genere, boh, non lo so. Adesso ci penso su. Ok, questa cosa può essere avviabile? No, perché manca ancora. Allora facciamo un. Mettiamo un altro file, un file txt, oppure ve lo vado ad aggiungere mettendolo direttamente qua da gestione risorse. Anzi, aspetta un attimo. L'output, ok, il nome del file me lo dice qui. Perfetto, allora lo teniamo così. Adesso le versioni le andiamo a recuperare dopo. Quindi questo è, diciamo, il nome del progetto. Vado a fare un add di un file di testo. Dov'è? Qui, che si chiama come il progetto punto ini. Ok, e lo aggiungo al mio progetto e dentro ci vado a scrivere un po' di roba. Che ci scrivo? Allora, dovrebbe esserci una sezione che ha il nome dell'engine. Allora gli vado a dare un nome qui. Default engine, chiamiamolo allora. Engine name. Conference engine name, conference engine. Quindi dovrebbe vedere in automatico questo nome, perché è il nome dell'exe, e andarsi a caricare qui le impostazioni, ad esempio il base path, di solito è questo, mi sembra. La porta, boh, metto 3000. Thread pool size, ma lasciamo il default, via. Ci manca la stringa di connessione. Allora, l'applicazione abbiamo detto che si chiama Conference App. Fire duck connection name uguale, e mettiamo conference DB o qualcosa del genere. Ma aspettiamo un attimo, facciamo così. E anche qui mettiamolo un attimo in stand by. Voglio vedere se intanto qualcosa parte. Ah, giusto, mi faccio anche qui un post build all configuration. Poi fammelo uno diverso per debug e release. È vero, ci sta, però devo fare una copy nell'output directory. Copy asterisco punto ini e poi altra directory, però ci metto l'output dir. Esatto. Vediamo se funziona. Mi è sembrato un po' troppo all'alpina, quindi allora qui una compilazione l'ho già fatta. Vediamo se arriva anche il file ini. Per post build event deve essere andato a buon fine, sì. Con dentro dov'è? No, dove mi si è aperto? Con dentro le impostazioni,
Vabbè, lo stesso, una copia, un K di quelle che ho messo qui. Ok, quindi a questo punto, che diavolo posso fare? Direi che lo potrei provare a far partire e vedere se succede qualcosa. Quantomeno se mi chiede di aprire una porta del firewall, se non altro. Senza debug, vado sulla fiducia. Beh, una porta sta cercando di aprirla. Sulla porta 3000, quindi vediamo se blocca l'host 3000. Beh, l'oggetto risponde. Dovrebbe essere conference, che è il percorso dell'applicazione, REST. Match engine URL o REST conference, forse è REST conference. Resource not found. Unknown application REST. Allora, vedi che REST test engine URL REST. Ok, questo è quello giusto. Non mi ricordo mai, mi ricordo quasi a memoria il codice per tirare su un server, ma non mi ricordo mai. Non mi ricordo mai poi qual è l'indirizzo corrispondente, nonostante l'abbia messo nella configurazione. Ok, mettiamo giù una risorsa, quindi andiamo a fare una unit, facciamo una sorta di... Come si chiama? L'heartbeat, che non mi ricordo se risponde. Allora facciamo un namespace, abbiamo detto che si chiama resources. Heartbeat pass. Molto 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 easy. T art beat resource. Come l'ho scritto? Com'è normalmente il pattern? Beat check, com'è che funziona? Beat standard. Certo, c'è un indirizzo abbastanza. Look for slash status, probabilmente qualcosa del genere. Implementing rbit using, se no ci chiediamo a ChatGPT di darci un. C'è proprio un endpoint, una sorta di ping. Beh, qui si chiama proprio rbit, quindi direi di usare forse proprio una roba molto molto molto. Vabbè, rbit del source, che me ne frega. Allora, questa è una classe tradizionale, niente di più, niente di meno. Dobbiamo mettere un metodo public che risponde, direi, a una get function, quindi get che restituisce una stringa con uno stato tipo online o offline, e l'attributo get, per dire, adesso dobbiamo mettere un po' di attributi. Se mi ricordo male c'è il path che dice heartbeat, ci sono dei consume, dei produce, ma direi che al momento non
non fanno né l'uno né l'altro, quindi dovrebbe essere sufficiente così. Dobbiamo mettere le unit. Allora, dobbiamo scriverci anche type, visto che è un tipo, dobbiamo metterci uses, allora sicuramente mi ricordo questa core attributes, anche se questi non mi ricordo se fanno parte del core, questo sì, e questo direi idem, quindi ottimo. Quindi non servirà nient'altro qua per il momento. Ok, quindi dobbiamo a questo punto implementare la get, che è una roba abbastanza result. Mettiamo una cosa del genere, online. Ok, così questa è una risorsa che becca e la registrazione la faccio direttamente qui se ci riesco sul registry di marcia. Per renderla disponibile questa roba deve finire nel mars registry core registry. Ok, quindi initialization di Mars Resource Registry, add register, qual era, che funzione si usava? Ah, questo è la classe, giustamente. È un singleton, quindi abbiamo instance register resource di arbit resource, in modo che si vada a pescare e a censire queste risorse, i suoi percorsi. Quindi a questo punto questa dovrebbe essere, sì, se chiudi il server allora forse puoi permetterti di sovrascriverlo con l'aggiornamento, dovrebbe tirar fuori, viene da dire, lancio. Fa vedere se scrivo heartbeat internal server error token injection token implementation on Windows try adding vabbè, ma se non lo uso devo farlo per forza questa cosa qui, può darsi. E qui la vedo. Vedo anche altre cose, quindi forse dobbiamo aggiungere per forza. Questa le metto nell'engine subito perché così. Non mi sbaglio. Ui. Che è successo? C'è un errore. Abbiamo delle altre implementazioni di token. Perché forse c'è da installare poi Mormot in questo caso. E io effettivamente cosa uso di solito? Quello di Jose. JWT token, allora proviamo. Allora, faccio punto token e vediamo cosa ci propone. C'è questo, c'è questo. Proviamo questo qui. Tanto poi al momento non sto usando dei token, quindi questo è ripartito, vediamo se online. Oh, perfetto. È piccolo, ma si vede. Quindi la risorsa, la beccata, i parametri li ha presi perché la porta è quella che c'è nel fileini. E
che gli è piaciuto, si vede che deve inizializzarlo anche se non viene utilizzato, va bene, non è un problema. Ok, quindi la risorsa Heartbeat, volendo potremmo consultarla se abbiamo, se va in timeout vuol dire che è morto il server, se c'è. Scusate per la bevuta, ma ok, quindi per il momento fin qui ci siamo, quindi mettiamo il mitico sì può fare ta-tan. Ok, bello schermo nero. Ci dice che la nostra web API è online, ottimo. A questo punto dovremmo fare anche qualche altro tipo di risorsa, però mi piacerebbe collegare che c'è del vento strano al nostro server anche una base dati. Potremmo usare un SQLite, e non so neanche se l'ho installato, mi chiedo alla chat se c'è qualche tool. C'era quel SQLite, non studio, che diavolo era, sì, una volta avevo usato un tool che non li ho più installati. Forse era questo, che era freeware o qualcosa del genere. SQLite Studio. Beh, adesso provo a installare questo. Ah no, sì, sul formato DDB vado abbastanza quantrillo, come si dice, però era per il tool di manipolazione che vorrei essere altrettanto tranquillo. Mi sembra che avessi usato questo tooletino qua come mi fido Rackers ci metterà uno di quei virus, io lo uso sempre, sì, cioè, perché comunque è abbastanza portable e quindi strano che non ce l'avevo già installato. Sì, andiamo a farsi quella in studio, ottimo. Ma fatto con Qt questo, quindi è un cross platform C o qualcosa del genere. Launch SQL Light Studio Now, sono anche un po' arrugginito perché sto facendo in questi giorni un corso di SQL Server, quindi lascio ovviamente American English che si capisca qualcosa. Allora, database, aggiungi un database file, aspetta che vado a trovare la posizione giusta dove piazzarlo. Lo metterei esattamente qui sotto dove c'è i file del sorgente. Vabbè, inizialmente poi gli do un percorso fisso, adesso quello rendo dynamic. Allora, qui si può chiudere, qui lo seleziono, se non esiste me lo crea da solo, spero di sì, non sono sicuro ma ci provo. Conference DB, perfetto. Permanent, la connection, vabbè, ok. Adesso mi metto una connetto the database, create a table, facciamo una tabella speaker,
Al column lo chiamo di data type integer, lo metto anche come primary key, anche il generated value configure. Non mi ricordo. Sì, sarà questo quello che un auto incrementale, come si fa qui che non mi ricordo. Vuoto totale. Sarà anche una certa, quindi beh, lo posso poi advanced mode. Vabbè, lasciamolo un attimo. Oppure posso mettere un. C'è anche un row ID, eh? Vabbè. Add column. Mettiamo un first name. Dimenticato not null nell'altro campo. Facciamo 50. Ma il text è tipo giusto, non c'è il varchar, cioè proprio stasera un vuoto totale. Last name, not null. Comunque, per quanto mi riguarda, l'importante è che funzioni un minimo e poi. Ok. Tanto poi i dati adesso ce li metto io, quindi. Allora, 1, arco premiere, e poi andiamo poi ad aggiungerne altri eventualmente in seguito. Ok, quindi fin qui e fin qui. Lasciamolo un attimo lì. Vorrei configurare la connessione a questo database, però da fileini. In realtà, secondo me, facciamo prima a fare una cosa. A copiarcelo da un progetto, provando a collegarci. Quindi facciamo una bella connessione. Sì. Diavolo scrivo FD connection. Allora, andiamo all'editor della connection string, SQLite, database, DB, ConferenceDB, bla 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 bla, qui per il momento non c'è testa. Aspetta, login prompt, non lo voglio. Connect da true, quindi ci sta. Ok. Ah, forse nel qua nelle opzioni, vabbè, comunque.
Quindi, se io qui faccio explore, cosa fa? Mi fa vedere quel che c'è nel DB. Fare duck explore. Bello. Funziona come una volta che trascinando i campi. Ah no. Connection script tool. Ok, questo mi interessa se non mi interessa. Vabbè, non è che ci siano più tanti parametri, direi. Cambia il journal mode. Oh, dimmi questa cosa interessante che non me la ricordo assolutamente. Torno indietro. Journal mode. Delete. Ovvero questo che mi dice di interessante, che non mi ricordo niente di particolare riguardo. Però se mi suggerisci di cambiarlo vuol dire che c'è qualcosa da sapere e io voglio sapere. Delete normal behavior, the journal file is deleted. Ah, ok. Quindi questo è come il log di SQL Server o il journaling di MongoDB. Beh, sicuramente la truncate già mi piace di più, perché se un file che per una transazione viene creato, cancellarlo, rimetterlo, cancellarlo, rimetterlo, mi sembra persist overwritten memory. Ah, ok. Mi piace questa spiegazione di memoria, sta in memoria, quindi è molto veloce, però sai com'è, com'è. Vabbè, ho capito, non siamo al momento, direi che non siamo business critical. È interessante, questo probabilmente è quello più, è il compromesso migliore, più perché riscrive più veloce, sovrascrive senza cancellare e comunque c'è una persistenza, quindi teoricamente non si perde nulla, perché poi il file DB andrà consolidato. Però seguiamo il consiglio, qui c'è un'opzione in più però che non c'è scritto, quindi mettiamo anche questa, così abbiamo tutte le opzioni. Abbiamo un po' di opzioni. Allora, questo dovremmo andarlo a mettere su un filini. Forse mi conviene che me lo salvo questo per ogni evenienza. Così, se volendo, possiamo riaprirlo. SQLite connection. Sì, salva tutto, tanto poi vai qui, prendiamo questa roba qui, devo anche aprire un'altra istanza, ma fa nulla, e me lo vado a incollare qua. Chiaramente ci vuole un minimo di, se non ti serve la persistenza. Beh, sai, il journal può diventare importante, se metti qualcosa in memoria, non consolidi nel DB e salta la corrente, se l'hai nel journaling, sulla fase di apertura, ti dovrebbe ripristinare tutto ciò che nel journal non è nel file DB. Quindi
Il journal è solo un modo per dire dobbiamo mettere i dati in mezzo a un file e consolidarli. Prima li scriviamo lì dentro e poi li mettiamo nel file principale. Quindi quello che è scritto lì dentro tecnicamente non dovrebbe andare perduto, perché quando apri il file, se il journal in un certo senso c'è e riporta dei dati che non sono stati consolidati, dovrebbe in automatico prenderli e includerli. Quindi c'è sempre questa parte. Però, come dire, su qui non è che dobbiamo fare in questo caso. Ok, chiudo questa interessante digressione che comunque non mi ricordavo. La so da AltDB, ma questa pop non me la ricordavo proprio. Allora, dobbiamo fare un... Allora, la mia application name si chiama così. Dovrebbe esserci una sessione fireduck punto connection definition name uguale conference db. Non so però se questa cosa dobbiamo per forza specificarla. Non mi ricordo, quindi adesso io farò così. Magari non ci serve. Facciamo una sezione, allora, fireduck, conference db, che è il nome della connessione che usiamo. In server driver ID, che è quello di SQLite, e fin qui dovrebbe andare bene. Fireduck conference, fin qui tutto uguale, database uguale questa roba qui, e che percorso esagerato. E poi, volendo, ci possiamo aggiungere anche questa parte qui. Ok, i parametri ce li abbiamo tutti in qualche modo qui. Connection name, conference db, questo dovrebbe essere il formato giusto. Fireduck cerca conference db. Inizializza questa roba e sta sempre sotto l'engine di default. Come testarlo? Beh, intanto facciamo un build, anche se c'è l'applicazione che è ancora in esecuzione, e vediamo se quella connection dà qualche modo dell'errore, anche se è vero che non sono sicuro che venga aperta prima del tempo. Infatti, per fare questo dobbiamo adesso lo andiamo a testare, cioè se trovi i dati, ovviamente questa applicazione l'unico modo che ha per sapere di quel DB è leggerlo dai parametri. Quindi facciamo un add new unit, resource speakers pass, ok, dice la parte mi mette a doppio apice visto che c'è uno spazio. Beh, nel file in non dovrebbe esserci questa necessità, perché quello che c'è dopo l'uguale teoricamente, però nel caso che mi dice che database che si chiama così non esiste, allora sappiamo già che dobbiamo andare. Allora, qui dobbiamo fare una roba un po' più complessa, perché in questo caso andiamo a recuperare dei dati su DB. Quindi, innanzitutto dobbiamo mettere. Allora, mettiamo type tSpeakerResource, che è una classe normalissima, che poi adesso faccio poi riferimento anche la roba già
usata qui perché gli attributi sono gli stessi. Il path è slash speakers, ovviamente. E qui andiamo a mettere ad esempio un metodo public, facciamo un function get all che ci restituisce un array di dita medie, perché vorrei beh, partiamo dal dataset magari inizialmente, poi vediamo. Si può restituire, no, direttamente il dataset? Mi pare di sì, che faccia già una sorta di, che lo finalizza anche da solo, mi sembra. Quindi ok, fin qui ci siamo. Ci serve il registry, quindi dobbiamo andare qui, recuperare questo qua sotto, mettiamo l'inizializzazione, mettiamo speaker resource, questo lo mettiamo in get, ok. Qui dobbiamo andare a implementare ovviamente la nostra risorsa. E, ok, quindi qui dovremmo poter far uso di, allora, intanto dei produces, che non mi ricordo se è negli attribute, sì, mascolo attribute create, c'è la costante di media type che sarà sotto Mars, media Mars, allora, perché hai problemi? Aspetta, che c'è qualcosa in giro che non funziona. Ok, vabbè, adesso è sotto questo DB il dataset, mi sembra, no? No, system DB, no, data.db. Ok, adesso compila, quindi come si chiama quel, ce li abbiamo qui, media type application json, ok. Manca ancora un'altra cosa, ovvero quello che, esatto, return value, qui ci manca il context di FireDuck. Quindi ci manca una classe che si chiama Mars FireDuck, quindi dobbiamo andarla a mettere . Sembra che sia così. Esatto, con un attributo che è context, che fa sì che ce lo passi come dependency injection, cioè nel creare la risorsa Mars si accorge che c'è questo campo con questo tipo, vede l'attributo e dice prova a passarti una classe valida per questo servizio, e dovrebbe passarci questo helper
con cui si fanno un sacco di cose belline, tipo fare la query e tirare fuori i dati. Quindi qui dovrei poter fare una sorta di un create query, qualcosa del genere. Sì, che c'è. Allora, hai detto BS che mi rallenta un sacco. Ok, quindi questo create query ci buttiamo dentro banalmente un select asterisco from speaker e poi vediamo cosa succede. Mi aspetto che il buon FireDuck lo elimini da solo. Vediamo, create query. Ah, c'è il context owned boolean che di default è true. Ok, quindi vuol dire che nel contesto viene memorizzato questa query che viene creata e quindi esaurita la richiesta, finito il contesto, dovrebbe spegnersi. Secondo me mancano i driver anche fisici di SQLite, ma non mi ricordo dove vanno messi, al momento li lascio dove sono. Faccio un bel run senza debug. Ok, vado qui e gli dico speakers definition main db is not found in the dove vai a pescare. Allora ci vuole questo. Ci vuole per dirgli che la definizione si chiama così e questo crea la definizione. No, si arrabbia veramente di brutto. Allora, ribuilda al prossimo errore. Run. In ascolto, ok, refresh. Conference DB is not found in... Ma la devi trovare nei miei parametri, non nella in questa qui di ah, ci siamo quasi, perché sta cercando di caricare la connessione. Allora, load connection defs, eppure gli dico di caricarla da qui, parameters, vediamo cosa va a recuperare da qui. Connection def names, forse glielo sto dicendo, slice name, connection name, conference db. Il tuo problema è che devi caricare da questi parametri, non add connection def. Quindi se non la trovi dovresti andarla a cercare qui. Vediamo, facciamo un attimo, andiamo in debug questa volta. Ok, allora questi sono i parametri del mio conference engine.
Copy from. Facciamo così. Qui non ha usato un DB, no? No. Però nei demo ci sarà un SQLite demo, qualcosa del genere. Un Hello World, un database, Fire Dark Basic, ok. Mask Registry, main data, main pass. Ok, qui c'è un avvio. Load connection defs. Load from file. Allora, qui c'è un po' di... È già nella... Ah, ok. Vabbè, se no la chiamo maindb e passa la paura. Ma no, perché era cambiata già il... Allora, l'engine è corretto. Da maindb è passato a conferencedb, e quello sono sicuro. Questi sono quindi giusti. ConferenceDB, driver ID, SQLite. Mi viene da dire che debba essere giusto. Vabbè, non la provo a farla così, guarda. Poi me la vado a... come dire, capire meglio in un altro contesto. Magari manca, qui c'è già, manca qualcosa che io non so, e quindi che bello poter fare debug sulla libreria. Sì, infatti li ho configurati DCU, e quindi, ma no, poi è bello anche più che altro perché, allora, questo è codice che si legge, quindi, che non è scontato, quindi è fatto molto bene, mi piace come scritto. E, allora, ok, adesso riprovo a dargli un refresh. MainDB is not, cioè il problema è che lui vuole cercare sempre in queste connection definition. Come mai questa cosa? Dunque, non è che quel context... Allora, vediamo. Vorrei capire se qui ci passa più volte oppure no. Beh, ConferenceDB connection def name cosa contiene? Una mazza. Non ci sono stringhe di connessione. Ed è vero, in un certo senso. E quindi qui non fa nulla.
Ah, si potrebbe andare. Allora, un reload. Ok, questo l'abbiamo già letto. Connection. Parent definition. Facciamo anche qui il debug. Riga 240. Ah, sorry, mi è sfuggito il messaggio mentre... MainDB, che è quella che si è inventato lui. Ok, qui parrebbe tirare fuori qualcosa. Anche se non tira fuori nulla. Value. Very strange, very strange. Allora, questo file. Ah, ma aspetta un attimo. Ah no, forse ho sbagliato il... Sembra comunque necessario il valore LF di connection. Sì, oltre a questo me la va a leggere da un per qualche motivo da un esatto, c'è questa roba qui. Default file duck connection name. E più o meno è quella che ho scritto anch'io. La mia non si chiama default app, ma si chiama... la lascio un attimo così. To do, no, si chiama conference db, password protocol server pool. Questa è roba che io non ho.
Cerca sempre il main DB. Perché non ha caricato questo. Se invece io gli faccio caricare, dico che l'application è conference app. Ok. Nel momento in cui rilancio, senza debug, adesso mi dice che conference DB is not found. Nel file sbagliato, quindi l'errore è sicuramente nel file che va a caricare. Vediamo qui nel mio server, come server ignition, load connection def fengine parameters fire duck. Mi sono cercato di tenere aperto il fileini. Magari questo è il prefisso, questo qui. Ah, ok. Ci siamo, perché ok, adesso manca il driver fisico, perfetto, quindi quel fire duck che troviamo è praticamente questo prefisso qui da mettere davanti al nome della connection name, e poi ci sono i parametri, la connection name definito come applicazione, fire duck. Perfetto, quindi adesso ci siamo, il fileini corretto è questo fondamentalmente, quindi perfetto. Quindi lo chiamiamo MainDB o lo chiamiamo così. A questo punto ci siamo qua, manca il driver fisico che lo si ottiene, mi suggerisce il componente, però io lo vado a cercare nel tra i driver fisici e aggiungo la unit, perché non voglio stare a creare un'istanza del componente, quindi questa è una componente, serve solo per garantire che la unit che lo definisce sia presente e che non scompaia. Quindi io vado qui, com'è che si chiamava, fizz SQLite viene a me, SQLite driver link è lui. Quindi se provo a salvare mi troverò che la unit fire duck fizz SQLite, questa dovrebbe essere la mia unit per integrare il driver all'interno dell'applicazione. Driver fire duck, ovviamente. Vuole unit fire duck? Sì, lo so che... Allora, lo mettiamo per non so, qui dove inizializziamo i dati. Lo metto qui, così il driver dovrebbe essere presente a questo punto. Spram. Yeah. Fatto un dataset. Corti il wait curso. Beh no, wait curso è un'applicazione console. Il wait curso non ce ne facciamo nulla, direi, da questo punto di vista. Ok. Sono arrivati i dati dal... Vabbè, ha provato anche andarsi a caricare la favicon, ma non me ne frega niente.
Però in compenso arriva giù il dato nel giro di qualche 8 millisecondi, arriva la query con tac. Dati non elaborati, arriva l'array con id, first name, last name e questi parametri. Ci manca ovviamente un update e un po' di altre funzionalità, però iniziamo ad esserci. Una cosa che io mi diverto a fare, no, non mi diverto assolutamente, ma in un certo senso è andare a fare l'embedding delle query all'interno dell'exe come risorse, quindi però questa è una cosa che magari come ottimizzazione si può vedere in seguito. Comunque è abbastanza. Vediamo se lascia dei memory leak. No, non ci sono lamentele, quindi una cosa che si può andare a fare, magari fare una misurazioncina con il REST debugger, così vediamo. Ne facciamo una get qui, send request. Sono un po' di informazioni. Siamo già andati a tabellare, però mai ci mette questi 2 secondi. Siamo lontani. La pagina non ha questo tipo di problema. Cioè, quando faccio anche il control refresh viene giù subito. Connection. Ma va così per dire anche con un tool tipo Insomnia o qualcosa del genere. Aiuto. Non ci sta comparendo nulla qua. Ok. Create request collection. Vabbè, forse non vedete. Allora, HTTP request. No, penso che è istantanea. Sa questo che problema c'ha? Dove ha dormito, ma va bene. Ah, ci sta. Chiaramente se vado ad aggiungere un dato me lo ritrovo. Quindi così abbiamo testato la registrazione di una risorsa che fa uso di FireDuck. Ok. Che è configurato nell'engine per andarsi a leggere dall'ini che già utilizziamo per l'applicazione e recuperare i dati della connection quando ce n'è bisogno. E quando ce n'è bisogno, ossia quando qui nella risorsa che andiamo a registrare, quindi viene scandagliata la ricerca di questi, come dire, questi attributi per mapparla e renderla accessibile all'API REST, si memorizza anche che nel contesto di esecuzione ci sono alcune classi da creare, quindi vedi, questa classe la conosce, fa parte del framework e quindi nel momento in cui viene chiamato via HTTP la GET su speakers, tramite questo attributo viene mappata su questa procedura che quindi viene creata un'istanza di questa risorsa, viene passato,
nel context questo Mars Fire Duck, che è un helper, ha un sacco di parametri per fare create query, create command, create transaction, per andare a fare delle operazioni crude sul DB. In questo caso gli facciamo creare una query select from speaker che ci restituisce una F di query, quindi non è un dataset ma una query di FireDuck, senza aggiungere parametri, poi ce ne sarebbero altri tipo ond, la transaction eccetera, e nome del dataset. È context on, vuol dire che il context è un oggetto che tenta di portarci dentro le dipendenze dependency injection, quindi di quello che dichiariamo, e su questa create query viene messa all'interno di quel contesto anche la query di cui restituiamo i risultati. Questo perché, conclusa la richiesta, il contesto di request e response viene distrutto e si va anche a distruggere automaticamente tutti i componenti che abbiamo creato per accedere ai dati. Restituiamo un dataset, magia vuole che da questa restituzione al ritorno si vedano quei dati esattamente come sono sul DB, quindi formattati in base al tipo. Chiaramente sono molto delphi-like perché a livello di standard come JSON dovrebbe essere minuscoli come proprietà, però vabbè, quello ci sono senz'altro delle configurazioni che si possono mettere in piedi, oppure una cosa che si potrebbe fare era mappare il dataset su un JSON e crearlo, come dire, dinamicamente. Però ecco, se uno vuole prendere scorciatoie le può prendere, se uno poi vuole essere minuzioso e fare una conversione, usare i propri record, usare le proprie strutture, come poi magari faremo, torniamo un attimo a sperimentare con questa libreria, lo si può fare. Mancherebbero un po' di insert, update, delete, provare a concludere il CRUD, però, come dire, più o meno abbiamo un server, l'engine in funzione, delle risorse, facciamo le get, abbiamo collegato il DB, abbiamo configurato il tutto. In questo momento l'unica cosa che poi va codificata è la get delle varie risorse, le update, iniziare a sviluppare applicativamente qualcosa. Magari se ci serve un back-end per qualche progettino, possiamo pensare di implementarlo in questo modo e di andare a, come dire, a creare la nostra server e la nostra web API REST sul server con queste caratteristiche. Mi piacerebbe provarlo anche su una piattaforma tipo Linux e ficcarla su Docker, però magari ci penso un'altra volta, se per caso torniamo in argomento, per vedere se, perché Delphi MVC l'ho testato e funziona, però qui non vedo perché non dovrebbe andare allo stesso modo, visto che il target ci dovrebbe essere, non dovrebbero esserci problemi di sorta, da quello che so, però magari vediamo se approfondire ulteriormente questo progetto oppure farci anche guidare dal creatore della libreria, semmai c'è l'occasione. Quindi adesso eventualmente proviamo a fare una proposta in questo senso, così da vedere anche altre feature, fare una carrellata soprattutto sulle funzionalità più nuove, perché sono rimasto un pochino indietro, quindi questi scheletri un po' me li ricordo, queste architetture, ma sarei curioso di capire quelle nuove unit che c'erano, a cosa sono riferite, cosa c'è di bello di nuovo all'interno di questa library, e fare un'API completa con tutto quello che serve. Well, direi che se è fatta una certa, è quasi mezzanotte, come dice, non arriva né Babbo Natale né Santa Lucia, in teoria sono già passati. Purtroppo chiudiamo questo server REST, così. Però ecco, poi abbiamo scritto codice anche abbastanza pulitino, e quindi
abbiamo copiato lì nella cartella di output invece di lasciarlo lì, come dire, fisso dinamicamente. Quindi insomma, sono nello scheletro del progettino già un pochino di cose che si potrebbero prendere per dire faccio un copia e incolla, cambio i parametri e parto con un bel serverino già pronto, che non è male. Chiudo il buon Delphi e niente, direi che per stasera la nostra seratina di coding ce la siamo fatta, direi, abbastanza bene. Era giusto per ripassare un pochino anche questa libreria, poi adesso ne vedremo magari delle altre se ci capita, o così magari fare un po' di comparazione, vedere un po' le differenze che ci sono internamente, ma senza adesso, magari proviamo anche altri argomenti, tanto ne abbiamo che ne abbiamo. Poi il prossimo mese sarà un mese un po' particolare, quindi c'è il compleanno di Delphi, quindi il 28esimo se non ricordo male, quindi come dire, si arriva, ce n'è abbastanza da diventare scemi, come direbbe Bender. Tanto siamo tutti scemi, tu, io, questo qua dietro, è la mia filosofia di vita. Di viti. Ok, quindi very well, vediamo se c'è qualcuno, non so neanche quanti siamo online, non controllo le partite. Tutti a guardare il calcio. Io, come dicevo, odio il calcio, amo la violenza. No, sto scherzando. Mi dissocio, come si dice qui su Twitch. Non so se c'è qualcuno che fa il ride, che un po' sviluppa. Qualcuno c'è senz'altro, però andiamo a vedere in giro che ci può essere qui. Tutti a giocare. Basta, una di queste sere mi metterò a giocare anch'io, perché è giunto il momento. Ah, c'era Codercaz che si è scollegato. Sono tutti scollegati, niente, tutti quelli papabili di solito non sono l'ultimo a uscirmene, ma evidentemente c'è qualcun altro che fa programmazione stasera, ma neanche sono proprio l'unico sfigo sul dire che si fa sta roba qui. Niente da fare, adesso proviamo in giro a vedere se canali in italiano. 4 chiacchiere videogiochi, attenzione che ci sono qualcuno che sviluppa, c'è in italiano, qui c'è un Sokoban GD Script, non lo so, adesso do un'occhiata e vedo, qui c'è sviluppo software e giochi, ma in realtà si sta più che altro giocando, quindi al momento lo sviluppo è fermo al gioco. Niente da fare, dovremmo andare a qualcuno che, questo non capisco se, adesso metto l'audio per capire se c'è l'italiano o meno. Still good. Okay. So now we... No, non è italiano, mannaggia, niente, che dire, che fare, sceglieremo qualcun altro. Intanto io, come dire, passo ai saluti, vedo che c'è Sam per game ma non programma più, gioca tanto, tanto sta dando caccia ai fantasmi anche lui, è una roba, qui si gioca a retro, c'è anche Fewbit ma l'ho visto scomparire, non ho fatto in tempo a beccarlo, vanno tutti via, è la mezzanotte ragazzi, niente, la prossima settimana vediamo, magari proseguiamo, come dire, il nostro prototipo di retry, perché ci sono ancora delle cosine interessanti da andare a fare per arricchire quella piccola libreria. Adesso questo weekend ci penserò un po' meglio a cosa portare per fare qualcosa di interessante, visto che pare che
la live fosse piaciuta. Qui è uno che gioca un Baby Mario, Super Mario, adesso quasi quasi amico, ricordi, faccio un ride, siamo un ride dedicato al gaming, così ogni tanto andiamo a vedere questo. Quindi vedremo se proseguire, probabilmente proseguiremo quella parte, poi vediamo per mercoledì su cosa orientarci. La live di lunedì è già sul canale, adesso metto qualche link, il mio canale YouTube, dato che domani si lavora. Beh dai, non è tardi, neanche mezzanotte, quindi è ancora presto, la notte è giovane, andiamo tutti a giocare. No, per cui è già sul canale per chi vuole vedere il replay, altrimenti come dicevo c'è la mia home page dove c'è in alto nel menu c'è il calendario e c'è un Google Calendar con le prossime live. Al momento non ci sono, ma compariranno, quindi se uno si sottoscrive al calendario va a vedere all'inizio settimana. Cercherò appunto settimana in settimana di tenerle aggiornate. Adesso queste due live, c'è anche una sezione appunto live che al momento dovrebbe essere ferma sull'ultima di ChatGPT. Adesso andrò ad aggiungere queste due che abbiamo fatto questa settimana con qualcosa di scaricabile, quindi cerco di tenerlo un po' aggiornato il mio sito, in modo che chi vuole andarsi a rivedere qualcosa o comunque recuperare quello che è stato fatto e anche scaricarsi un esempietto lo si può fare, e quelle più interessanti le tengo censite. Quindi quella dove abbiamo chiacchierato il più del mio, non sapevamo di cosa parlare, non l'ho messa, non la metto ovviamente, ma metto quelle che hanno già un po' più senso, già sono lunghette, quindi ok. Quindi di nuovo vi saluto, preparo il ride se non mi scappa anche questo, che sta giocando a Super Mario, porta spesso un po' di retro gaming vecchi e nuovi, quindi così andiamo a conoscere, e vi saluto, vi do un appuntamento alla prossima. Ciao, buonanotte e alla prossima settimana. Saluto a tutti.